È spaventoso. Cosa? Grim ti sta infilando dei cavi nella testa. Sincronizzo il codice di cifratura tra i ricetrasmettitori e Fort Mill. Scordati di accenderla. No, no. È per l'arrivo. Faresti meglio a sbrigarti, Grim. Tra un quarto d'ora atterreremo in Georgia. Ho già finito. Lambert. Ehi, Irving, mi ricevi? Dille che la ricevo. Ti riceve. Bene, pronto a metterti al lavoro? Farei meglio se sapessi cosa succede. Sai già tutto quello che devi sapere. La CIA ha perso una talpa infiltratasi nel consiglio del presidente georgiano Combine Nicolazze, tale Alice Madison. Hanno mandato l'agente William Robert Blaunstein per ritrovarla, ma hanno perso anche lui. Allora collaboriamo con la CIA? Anche Blaustein è equipaggiato con dei ricetrasmettitori come i tuoi. È la pista migliore che hai. Non hai risposto alla mia domanda. Saprai tutto quello che devi sapere. Laggiù non sarai solo, Fisher. Tramite me sarai in contatto con una decina delle migliori menti dell'NSA. I rapporti con la Georgia sono complessi, ti ci vorrebbe una settimana per capire. Ho a malapena memorizzato il tuo discorso, Lambert. Ora comincia a crederci. Questo è il viaggio inaugurale di Third Echelon e tutto deve andare liscio come l'olio. State per atterrare in Georgia. Preparatevi. Salve ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video di RoboZombie 94 e benvenuti nel secondo episodio di Straight Outta Retro. Siamo qui col secondo episodio di Splinter Cell. Fisher, è ora di entrare in azione. Il nostro primo obiettivo è trovare l'agente Blaustein. Potrai individuarlo tramite un contatto locale dell'NSA. Ci vado subito. E stai lontano dalle strade. Questa città è piena zeppa di poliziotti e Washington non ci coprirà se dovessero verificarsi degli incidenti. Dettagli sul tuo offset. Ok. Quindi niente, non ci devono sgamare. Ricordo quando da bambino sta missione l'avrei fatta almeno 300-400.000 volte. Ok. Tutto blocco qui. Inutile dirtelo se lo sai già. Devi sbrigarti. Grim's Dotter sta confrontando il rilevamento sonar del ricognitore Darkstar con le cianografie dell'edificio. Sarà lei a guidarti. Dannazione, mi dispiace. Torna al corridoio e raggiungi le scale in fondo. Presto! Ti sono rimasti solo pochi secondi. Mi sono quasi bruciato tutto, perfetto. Dannazione, c'è mancato poco. Prendi la prima a sinistra e attraversa la stanza. Di fronte a te troverai le scale per salire all'ultimo piano. Ok, ci siamo quasi. Il contatto è in questa stanza. Speriamo che sia ancora vivo. Gergenidze. Sono io. Sono dell'NSA. Ti tireremo fuori di qui. Lascia perdere, sono praticamente morto. Stai cercando Blaustein e Madison? Sì. Madison aveva scoperto qualcosa di grosso sul Nicolazze. Anche Blaustein doveva esserci arrivato. Come posso trovarlo? La scatola nera di Blaustein, il ripetitore di rilevazioni dei suoi ricetrasmettitori. È nella sua casa segreta, a est di Piazza Moreno. Lambert. Abbiamo risorse per farlo evacuare. Lascia perdere. Madison aveva scoperto roba che scotta. Ripeteva, le prove scatenerebbero una guerra. Credo che Nicolazze volesse... Gergenidze è morto. Lascialo pure bruciare. Meno spiegazioni da dare alla sua famiglia. Sul lato ovest della stanza c'è un'uscita sicura. Usala.
mezzo, è troppo fumo. Spara ai lucernari. Non mi serve. Te la sei vista brutta? Sei ancora tutto intero? Più o meno. Bene, il tuo prossimo obiettivo è la scatola nera di Blaustein. Se ha seguito le procedure dell'agenzia, dovrebbe trovarsi dietro un finto scaffale o un pannello nel muro. Chi è là? Ops, corso troppo. Ops. Dalla nera la faccia stupefatta del tizio. Che cazzo ho visto, tipo? E poi se ne va via. Non sa dare spiegazioni a nessuno. Sei vista brutta? Sei ancora tutto intero? Più o meno. Bene, il tuo prossimo obiettivo è la scatola nera di Blaustein. Se ha seguito le procedure dell'agenzia, dovrebbe trovarsi dietro un finto scaffale o un pannello nel muro. Ehi, chi è là? Nessuno. Guassami, Grifo. Perché è un mio ordine. Parlerò solo con Vyacheslav Grinko. Ma va. Grinko, signore. Qui Katvan. Abbiamo perquisito l'appartamento della strada. Ok. Ricordo che qualcosa apriva quella porta. Forse non era niente. Sì, non era niente. Fidati. Eppure... ho trovato un uomo ucciso. Bene. Ora però spostiamo i corpi. Sì, più nascosti di così non si può proprio. Leggere il televisore, computer laggiù. Windows 95. 2000. Qui stiamo lì. Sarà bello spegnere le luci in questo gioco. Era l'innovazione. Dannazione. Che c'è? Il cuore di Blaustein ha smesso di battere 43 ore fa. Perché mai la CIA non ce l'ha comunicato? Non saprei. Gentile da parte loro farcelo sapere. I ricetrasmettitori si sono spenti 6 ore dopo. L'ultima posizione segnalata è una stazione di polizia qui vicino. Controlla sull'Opsat. Ok, aspetta, anzi, devo guardare. Mi si usava un cazzo di kit medico ora. Oh, yeah. Non era il suono che più bello da sentire? Note 09 17 72. Perfetto. Ora vediamo dove andare. Qua per forza.
Chi è là? Chi va là? Chi è sta? Non è sta nessuno. Shh. Zitti tutti. Faccio un passo più avanti, questi mi vedono comunque. Ok. Ma perché non credo che quella sia una di quelle luci che puoi distruggere. Op. Ora. Ma cazzo si scende da qui? Me lo sarò immaginato. Uè, non così, eh. Fisher, revoco il mio ordine di non utilizzare le strade. Stiamo monitorando la radio della polizia di Tbilisi. Questi poliziotti sono corrotti fino all'osso. Anche loro non intendono attirare l'attenzione internazionale. Puoi percorrere tutte le strade, ma devi assolutamente trovare le spie scomparse. È appena morto. È uno dei nostri. Per questa missione occorre la massima segretezza. Attento agli allarmi. Quanto era bello aprire le porte su sto gioco. Era tutto troppo bello. Dove è finita la magia di questi giochi? Ufficiale. Tu hai persino detto che filiamo con i criminali. Allora arrestatemi, voglio dormire. Allora non ci siamo capiti. La gatta buia ti costerà un occhio della testa. Se vuoi morire subito è gratis. Se invece vuoi dormire dovrai pagare 100 lari. Vi prego, io non... Oh. Oddio. E ora... Ho sentito qualcosa muoversi. Ma questo accento dell'est è veramente bruttissimo. Cosa diavolo? Molto strano. Aggressore... A parte il bruttissimo suono fatto. Ho trovato il posto del primo cadavere. Poi ci ficco anche il secondo. Certo che il secondo era mira al culo, poco non sicuro. Diciamo che il secondo lo metto qui nel cassonetto perché scendere le scale mi metterebbe troppo alla luce. Ok. O te ne vai e ti sparo, deciditi. Cazzo.
Stiamo un po' indietro, stiamo un po' indietro. Bene, nascosto il cadavere. Chi è là? Chi è là? Ma che strano. Già, le luci iniziano a spegnersi da solo. Mi resta giusto l'ultima luce. Penultima luce, come l'hanno detto. Me lo sarò immaginato. E fin qui sono passato. Cosa diavolo? Telefono. Aspetta un attimo, metto che ti disco il telefono, ragazzi. Perfetto, allora. Tanto siamo in un punto dove non dovrebbero scoprirci, quindi ho potuto rischiare, diciamo, che qua non ci si può andare. Andiamo, qui non mi ricordo niente. Che devo salire lì su? Forse? Lo sai che hai appena fatto fuori un civile? Cazzo. Un altro errore del genere e questa missione è finita. Porta bloccata, porta scassinata. Che cazzo? Di che stiamo parlando? Diamine, perché non ricordo un cazzo di sta scena. Merda. Noi siamo pure bloccati perché non mi ricordo un cazzo del gioco. Bene.
Beh, sicuramente là ci si deve andare. Che si deve andare lassù? Le vere porte, io penso, lassù. No. Sappiamo intanto che oltre questo cancello non ci dobbiamo andare. Mi ricordo un cazzo del gioco, perché... perché magari c'era qualcosa di nascosto. Kit medico. Sempre costi. Questo lo sembreremo dopo, per esempio. Che ti urli? Non capisco. Manco io. Meglio così. Andiamo nell'ombra. Aspetta, che arriviamo ora. Chi è? Non so niente! Non uccidermi! Che pezzo vai? Stai buono. Ma cosa cazzo devo fare per non farmi uccidere? Il problema è che non posso fare altro che uccidere il civile o uccidere il poliziotto. Beh, il poliziotto sta tornando, quindi avrò la mia chance tra poco. Affanculo, sei un figlio di puttana, vieni qua, bastardo, non sei altro. Ti scarico il piombo di una vita addosso. Sta venendo, sta arrivando, dai, sei lento. Due piccioni con una fava. Non è che ci serve per dopo. Perché siamo arrivati alla centrale di polizia. Quasi. Ci
Sì, è lei, è la centrale di polizia. Bene. Così comunque potrebbe durare un po' più del previsto. La cosa un pochino mi dispiace, però. Non conosco il codice di accesso, merda. Vediamo se ce l'abbiamo tra le note. 5929. Perfetto. Non ho molti proiettili, che cazzo. Chi diavolo credi di essere? Sono l'unico a vedere un uomo bionico. Un uomo bionico? Abbiamo un cadavere. Di andare avanti con il rischio. Uomo armato, umano. Cazzo. No, ti scongiuro, non uccidermi. Non uccidermi. Siamo al limite massimo. Un altro allarme e interromperò la missione. Non ha le munizioni, bastardo. O almeno le munizioni della sua non vanno bene nella mia. Ti scongiuro, non uccidermi. Stai zitto. Devo picchiarli tutti? Riaccendo la luce, che minghe, Calabro. Non sapeva niente, perché sennò altrimenti mi avrebbe detto o dato qualcosa. Usa computer. Cosa ci sta aggiunto?
parte il movimento sexy di bacino che faceva. Cioè, una faticaccia per sbloccare sta parte per un cazzo di vaffanculo. Però che culo, ora non mi vedo attraverso il telo. Cos'è stato? Sono solo un programmatore. Programmatore, vieni con me. Un altro programmatore mossa falsa, mi servono delle informazioni. Va bene. Sto cercando due americani, probabilmente morti. Io ho aiutato il necroforo. L'ho aiutato a localizzare i chip. Dove sono? Qui vicino, all'obitorio. Sono morti. Io l'ho aiutato il necroforo a trovare i microchip sotto il cuoio capelluto. I ricetrasmettitori sottocutanei? Sì. Ti prego, non farmi del male. Ti prego, non farmi del male. Ah! Una botta in cava e mandarmi a dormire niente di più. Non posso disattivare sta merda di telecamera. Perché sicuramente vedere che quello in mezzo, quello lì che abbiamo davanti. Ma finché non posso disattivare la fottuta telecamera. Agenti Blaustein e Madison. Riposate in pace. Qualcuno ha rimosso i loro ricetrasmettitori. Cosa facciamo ora? Seguiremo i ricetrasmettitori, se possibile. Ehi, qui c'è una telecamera di sorveglianza. Ottima idea. Li troveremo utilizzando gli archivi video. La sala sorveglianza è all'ultimo piano. Avvistate truppe nemiche. Avvistate truppe nemiche. Spero che non mi dica, tra l'altro, mi esce fuori dalla porta qualcuno. Altrimenti mi incazzo. C'ho gli ultimi metri così. Che possiamo tranquillamente per ora aprire la porta. Chi sei? Sei circondato, fatti Mazzu. Vedere! Vieni fuori con le mani alzate! Non mi vedranno mai! Sei circondato, fatti vedere! Dove sei? Non mi vedranno mai! Dai, non posso aspettare tutta una vita. Pesa un cazzo di tubo come un koala di merda. Vieni fuori con le mani alzate. No dai, veramente non mi vede. Porca puttana, veramente non mi vede. Alza uno sguardo di 25 centimetri.
Non è sparito, dove è andato? Cazzo. Dai, no! Non finirò mai questo video, sta già durando mezz'ora. Si è aperta la porta e ha cambiato direzione. Uomo non identificato, costantemente armato. Nico sarà felice di sapere. Che cazzo era? Oh no. Salvataggio automatico di merda. Già il fatto che prima volta mi sono ricordato un codice senza... L'importante è il tempismo in cui si arriva in quella stanza. Ok. Ora dobbiamo capire se questo qui ha intenzione di pascolarci, tant'è quel computer o meno. Possibile minaccia. Non è vero. Già mi hai fatto sprecare un colpo, brutto figlio di puttana, meriti di soffrire come un cane. La luce. Un'altra mossa. Sto io do qui i rizzi. Ti prego. Nem
nemici rilevati dalla telecamera. Ho gli agenti Blaustein e Madison. Riposate in pace. Qualcuno rimosse loro di trasmettere. Cosa facciamo? C'è il circondato, fatti vedere. Ehi, c'è una telecamera di sorveglianza. Ottima idea. Vi troveremo utilizzando gli archivi video. La sala sorveglianza è all'ultimo piano. Rischiamo. Siamo al limite massimo. Un altro allarme e interromperò la missione. Mamma mia, che polemico del cazzo. È che solo che voglio riarrivare al punto dove mi sono fermato il più in fretta possibile. Ok. Ci sono. Stolta rispetto al salvataggio di primo, due proiettili in più. Un allarme di troppo. La missione è finita. What? Ma che cazzo? Fanculo, sapete che vi dico? Basta. Non voglio veramente arrivare a 800 miliardi di minuti. Diciamo che devo prenderci la mano con questo Splinter Cell, però siamo andati avanti. Difficile farlo missione per missione, quindi cercherò di attenermi sulla trentina di minuti, ma qui stiamo sforando anche i 50 tra un po', quindi conviene fermarci qui, tanto il salvataggio è lì. Quindi sì, direi che per questo è tutto, noi ci rivediamo settimana prossima con Splinter Cell e ciao ciao ragazzi.